Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi proviamo un gioco che non definirei di nicchia, ma di nicchissima, Power and Revolution 2019 Edition. È un gioco che avevo già da qualche anno, poi mi hanno mandato anche la versione 2019, non l'avevo mai avviato, avevo provato la versione vecchia. Ed è, iniziamo subito a delineare per chi è dedicato a questo gioco, appassionati di politica e laureati in economia. È un gioco bellissimo dal mio punto di vista, complessissimo, pare abbia anche diversi bug. Ovviamente ora non andremo a vedere niente che abbia la somiglianza di un tutorial piuttosto che di una guida. Facciamo due cose giusto per divertirci, ma soprattutto per vedere quali possono essere le potenzialità. Si può partire in diversi modi, si può partire con la modalità libera governante, la modalità all'opposizione, nell'anno 2030 con il caos, una minaccia globale, può essere una terza guerra mondiale, riscaldamento globale. Sono degli obiettivi in questi casi, sono degli scenari, portarlo, le emissioni ridurle del 45%, modalità governati 2017, insomma ce ne sono tante di... E da anche da sbloccare nozze presidenziali poco prima delle elezioni, sposate per migliorare la vostra immagine. Cioè, vedete, si può fare veramente qualsiasi cosa, ma soprattutto la cosa interessante è che nel momento che io vado a scegliere, posso scegliere, vabbè, il livello di difficoltà, il disastro, il terrorismo, i disordini che ci sono, quanto corrisponde un giorno in gioco, i personaggi se sono fissi e casuali, la valuta, insomma, scusate che, ok. Ma la cosa più interessante è che possiamo fare veramente qualsiasi tipo di stato e cambia a livello di economia, insomma, quindi voglio vedere un attimino, facciamo l'Italia ovviamente, perché poi andate a vedere l'Indonesia è una repubblica, l'India è una repubblica federale, l'Honduras è una repubblica, il Djibouti è una repubblica, il Giappone è una monarchia, la Francia è una repubblica, la Finlandia, l'Ecuador, sono tutte repubbliche militari, autoritarie, insomma. E noi andiamo a fare l'Italia, ovviamente 60 milioni, Roma, insomma la superficie in chilometri, 300.000 chilometri quadrati. Il PIL, la crescita, la disoccupazione, l'inflazione, la valuta, il tasso di indebitamento, insomma tutte cose che non hanno testate nucleari. Il Kazakistan nemmeno. Chi è che ha testate nucleari? Perché ne ha 80 Israele, va bene. Perché vi dico subito, è una cosa che faremo, manderemo in vacca la partita facendo, dichiarando guerra. Ve lo faccio vedere giusto così perché è divertente, divertente tra virgolette, però per farvi capire quanto cosa potete fare in gioco. Io sono Barone Giuliano, no, io sono Gameplay Ita, Gameplay Indie. Possiamo aggiungerne anche un'altra, ma in realtà ci va bene così. Qua ci avvisa che è tutta finzione. Massima di Elon Musk e dobbiamo andare avanti. graficamente, a livello tecnico, siamo davanti a un prodotto mediocre. Ma è l'apoteosi dei numeri, delle statistiche, delle cose che si possono fare. Addirittura pensate, adesso mentre carica vi spiego, potete andare addirittura a costo, oltre a decidere i budget di tutto, sanità piuttosto che esercito, iniziative così, avete anche questi bellissimi TG, potete costruire nuove autostrade, nuove strade, nuovi servizi per i cittadini. Vabbè, inizia sempre così, con questo, con questa festa dove diciamo c'è stata la festa con le femministe accolte al governo, insomma, per un ritorno comunque politico. Va bene, questa è l'Italia. Questo è il resto del mondo. Abbiamo in rosso, dovrebbero essere, non so se le nazioni un po' più critiche. Sì, infatti c'è tutto il mondo, no? E quello che potete fare è vedere, vabbè, le città più grandi. Potete vedere anche casa vostra da qui, insomma. E per dire, se la zona alpina, ad esempio, dove ci sono tutte le località sciistiche qui, per caso non avesse un'autostrada, la possiamo andare a costruire. Ora vi faccio vedere in che cosa consiste. Il budget, con tutto quello che abbiamo, un riassunto di tutto il budget che abbiamo deciso di dedicare, il debito, la tassazione, tutte le tasse di successione, c'è veramente il mondo che potete andare a definire, la valuta, quindi possiamo anche lasciare l'eurozona, che
poi magari ci proviamo. Funzionari pubblici con il salario mensile medio di tutte queste figure. Qua invece passiamo a quello che è l'economia, l'industria, l'agricoltura. Vedete, possiamo fare veramente di tutto. Possiamo togliere l'embargo totale a una nazione, sovvenzionare, dare diritti doganali, i contratti, selezionare un nuovo contratto di un prodotto con un paese, cioè fare accordi commerciali. No, non voglio creare accordi commerciali, veramente si può fare di tutto. Abbiamo visto solo uno, perché poi si va sull'industria, c'è altro ancora, un nuovo contratto anche qui. Si può andare a vedere i servizi, anche qui altre cose. Passiamo a quello dopo, c'è la polizia, i servizi segreti, bellissimi servizi segreti, perché possiamo vedere, vabbè, prima di tutto andare a potenziare un aumento di budget per qualcosa. Possiamo andare a vedere le info sulla sicurezza, sensibilizzazione dei cittadini sulla sicurezza, lanciare un attacco informatico massivo contro qualcuno. Voglio iniziare a fare una cosa, voglio lanciare un attacco informatico contro... non lo so, prendo uno stato piccolo magari, giusto per fare una prova, la Svizzera, ok. Terroristi, abbiamo terroristi nel paese, mafia italiana, insomma possiamo cliccare sulla mafia italiana e chiediamo un agente di infiltrarsi, ad esempio. C'è l'infiltrazione in corso. Gli esterni, rendi pubblico lo scandalo del capo di Stato, di una satellite spia, gestisci reti, crei una rete di agenti. Possiamo mandare a uccidere una persona, che può essere un artista, può essere un politico, c'è uomini d'affari. Ovviamente, allora, io mi ricordo che nella versione precedente c'erano i nomi veri leggermente modificati. Qua non mi pare, tuttavia le persone, soprattutto quelli che sono gli artisti piuttosto che altre cose, ci escono come notifiche, quindi sappiamo che ci sta dando particolarmente fastidio. Possiamo avere anche la nostra famiglia, quindi famiglia e amici, possiamo mandare a uccidere la moglie, il medico personale, la madre, cioè insomma veramente... Ovviamente questo è un discorso che secondo me non riguarda tanto noi, nel senso, se andiamo in paesi un pochino più problematici a livello di servizi segreti potrebbe essere anche una cosa plausibile, però è figo anche andare a vedere la giustizia, proporre una legge per legalizzare la pena di morte, l'amnistia, cioè veramente si può fare di tutto. Questo video è uno snocciolare tutto quello che si può fare. Sì, mi mette un po' di tristezza che ci sia questa cosa chiamata donne, parità, insomma, vabbè. E alloggi, trasporti, vediamo anche i trasporti, possiamo costruire un'autostrada principale, una secondaria, un treno ad alta velocità, porto petrolifero. Io adesso voglio fare la strada principale, esempio, come vi dicevo prima, piazzare un'autostrada che fa tutto il lago di Como. Si fa tutto qua, passa qui, si fa tutte le Alpi e poi finisce a Trento, fine. Posso decidere la manodopera per chilometro, io metto 20 persone, ci spendiamo circa 3 miliardi e 8. Inizio dei lavori 1/1/2019, 8 mesi, 352 chilometri, via. E abbiamo iniziato questo lavoro. Adesso inizierà appena toglierò la pausa. A quel punto succederà un gran casino perché inizieranno a... Allora, intanto, qua stanno arrivando un sacco di info che possiamo andare a vedere qui. Inizio dei lavori dell'autostrada Milano-Trento che si fa tutte le Alpi. Possiamo andare a vedere l'attacco informatica. Non abbiamo una rete di spionaggio impiantata in questo paese. Vabbè. Va bene. E poi sfereremo anche guerra alla Svizzera, cosa che ho già fatto, è stata molto carina, per quanto non divertente, però è giusto per far capire le possibilità che dà questo gioco. Si vedono già i treni ad alta velocità presenti nella mappa. Voglio fare un'altra cosa, la ricerca spaziale. Noi non abbiamo un sito di lancio, io adesso sono diventato capo del governo, che sono io. Piattaforma spaziale 2000 e la facciamo in una zona piana, la facciamo vicino a Bologna, piazziamo qui la nostra piattaforma di lancio spaziale.
inizieremo a lanciare in orbita anche noi le nostre cose. Rilanceremo l'Italia, signori. Lo sport. Si può fare costruzione, complesso polisportivo, lo stadio, discipline, si può incentivare e andare a potenziare altre discipline e avremo sempre un feedback sul paese, su quanto ci reputano i cittadini e dovremo far sì che veniamo, diciamo, rieletti alla fine della legislatura. Tra l'altro, io non ho capito una cosa fondamentalmente di questo gioco, è se noi partiamo all'opposizione dobbiamo andare al governo, ma se al governo perdiamo e ci dimettiamo, perdiamo la partita. Quindi questa cosa non mi piace perché mi piacerebbe ricontinuare. Comunque stiamo guadagnando consensi, le finanze pubbliche piangono, insomma, però piace questa cosa che abbiamo iniziato a potenziare il... diciamo la parte spaziale. In 30 secondi si passa un giorno, quindi bisogna aspettare un po'. C'è un'altra notizia. Ci abbiamo dato dentro, vi terrò al corrente. Ok, abbiamo lanciato questo attacco, poi attaccheremo la Svizzera anche a livello un po' più serio. Abbiamo anche la parte sindacati, possiamo determinare il potere, regola il diritto allo sciopero, chiudere un sindacato, chiudere, arrestare il suo dirigente, regola il diritto allo sciopero, posso... Vediamo un attimo. Io voglio proibire subito lo sciopero. Sondaggio. Opinione del popolo, opinione del Parlamento. No, io voglio farlo. Voglio fare la riforma. Apparizione televisiva. Nuova riforma. Le chiamerò state zitti. Crea la riforma. Poi dovrà essere votata, presumo, dal Parlamento. Comunque, sarà breve. Il nostro paese è un disastro in termini di agricoltura biologica. Sì, questo me l'avevano già detto anche nella partita prima. Capo dei servizi segreti. Tra le principali infrastrutture vitali Aspetta, cos'è successo? Solo i terminali degli aeroporti sono stati colpiti, il traffico aereo è stato sospeso. Una piccola vittoria. Ok, gli abbiamo bloccato gli aerei alla Svizzera con questo nostro attacco. Tra l'altro io avevo cercato anche di far uccidere una persona, un politico, e mi avevano scoperto la gente, quindi c'era la possibilità che risalissero a me, quindi un gran casino. Ma ovvio, questa è un tipo di politica di servizi segreti che non è molto italiana, insomma, è più da altri paesi. E per questo è bello giocare anche altri paesi, credo. Primo Ministro, lei persiste... Sciopero ad oltranza della forza unita della funzione pubblica. Primo Ministro, lei persiste nonostante i nostri avvertimenti. Adesso, per chi è considerato il funzionario meno che niente, avrà un altro sciopero sulla coscienza. Mamma mia, sta succedendo un casino. Manifestazioni in tutta Italia, adesso mandiamo la polizia. Sindacato nell'energia. Stanno sfilando per denunciare l'insicurezza sociale. Ok. Ma dov'è che sta sfilando sta gente? Sindacato dei professori e dei ricercatori. Sindacato della forza agricola. Ma dove? Vabbè. Continuiamo la partita e vediamo. Si stanno scioperando tutti. Tutti stanno scioperando. Volevo andare a vedere questa cosa. Parlamento. Capo dello Stato. Capo dello Stato, ci siamo noi come primo ministro. Abbiamo tutta la moglie. Abbiamo l'amico, il medico, l'astrologo, addirittura... Informazioni e servizi segreti no, attuale popolarità, la first lady, insomma. Comunicazione, culto delle personalità, medializzare uno spostamento, dinare un sondaggio, posso, cioè, mamma mia, pubblicizzare addirittura che mi sono mosso da qualche parte, insomma, abbiamo... Vabbè, voglio vedere il Parlamento. Parlamento, dove ci siamo anche noi, scioglie il Parlamento, determina i poteri del Parlamento, cambia il sistema per eleggere il Parlamento, il Senato, sì. Allora, Cribio, legge in corso, regola il diritto allo sciopero, votata il 25-1, si voterà, la riforma state zitti, e mamma mia, io voglio determinare i poteri del Parlamento. Vota le leggi, ruolo consultivo, nessun potere reale. Questa musica, no, vabbè. Si addice forse ad altri. Abbiamo perso un botto di consenso, diritti umani, vabbè, è giusto il momento di fare quello che nessuno avrebbe mai. Operazioni militari.
Posso lasciare il controllo dell'esercito, attaccare una nazione. Voglio attaccare. No, non posso attaccare tipo. Non lo so. Una cosa piccola. Città del Vaticano, San Marino. San Marino, attaccate Città del Vaticano per tutto. Ok. Comunicazione in città di Indie Gameplay Ita. Grande guerra. Carissimi cittadini, la situazione è critica. Di fronte alle ripetute provocazioni di questo Stato, e la comunità internazionale, ho deciso in coscienza di dichiarargli guerra. Ci dispiace che la diplomazia abbia fallito. Adesso tocca ai cannoni parlare per noi, per la salvaguardia della patria. Sì, che poi in realtà da Costituzione la guerra non. Vabbè. Va bene, intanto stiamo già attaccando San Marino. L'Austria si è incacchiata? Ma non ho taggato l'Austria. Vabbè. Vediamo cosa dicono. Disordine a Roma. Prima barricate erette dagli insorti. Ah, addirittura. Chiama in forze di polizia. Schierare i soldati in punti strategici. Yes. Poi dovrebbe farmi uscire la mappa della città. Esatto. Mamma mia. E si possono schierare gli uomini nelle zone strategiche. E scegliere di lanciare i fumogeni e pensate si può gestire questa cosa addirittura in questo modo qui, con la piazza della nazione, il Parlamento, insomma ci sono un sacco di cose da poter fare. No, ma non mi interessa qua adesso, esco dalla città. Schierare soldati, chiamare in forza di polizia, sì. Poi da altre parti ci saranno magari delle proteste, non lo so, però. Quando avevo attaccato la Svizzera è andata molto peggio. Comunque, vediamo tutte le notizie. Archivio sospetti I terroristi. Ok, must inform you that you can. poi bisogna andare a leggere tutte queste cose. Qua sono tutti gli scioperi, non mi interessa. Insurrezione popolare. Vedete che io ho fatto una cosa estrema, giusto per vedere la potenzialità del gioco, ma in realtà. No, non battiamo in ritirata. Hanno banche, musei, piazza della nazione. Va bene. Sì, poi potrei gestire direttamente l'attacco qua. Però non mi interessa. Allora, cosa. Gli Stati Uniti ci cazziano? Sì, vabbè, sulla nostra economia chi non ci cazzia? Le nostre unità sono penetrate nella città. Potete seguire lo svolgimento dell'operazione nella nostra carta dello Stato Maggiore. Sì. Siamo entrati in città. Ma dove siamo? Vabbè, ho fatto una cosa assolutamente estrema. Stiamo perdendo consensi. Intanto qua stanno ancora costruendo le nostre autostrade. Ci metteranno, credo, qualche mese, 8 mesi, mi avevano detto. Stanno costruendo anche il nostro centro spaziale. Ci dà anche la temperatura, perché siamo a gennaio, 2 gradi e 6. E la piovosità 4 mm al giorno. È un simulatore politico veramente pazzesco. Jihad totale. Organizzazione illegale. Cioè, guarda, sto andando a farmi fatti non miei in altri stati. Si vedono già, cioè, ad esempio, qua in Venezuela ci sono altre cose. Sì, per me lo dà tutto in rosso qua. Vediamo se qualche altra nazione. E adesso, dopo aver fatto questo, dopo che ci sono scontri così, io direi che lasciamo l'Eurozona. Faremo un referendum.
Sì, beh, ovviamente tutto quello che sto facendo non rispecchiano le mie le mie idee, insomma, sto facendo più cose possibili per farvi vedere tutto quello che si può fare. Ovviamente stiamo guardando una sola nazione, dovete calcolare che potete fare qualsiasi nazione nel mondo, quindi volete grande madre Russia. We are in a dead Attenzione, end. il capo di gabinetto, Countries on the edge siamo of the abyss. all'impasse, il paese è un passo dal Everyone's baratro e agli eyes. occhi di You tutti alone are tu sei il solo responsible. responsabile, il Parlamento Parliament is sitting è in in seduta, attendance intende only you restituirti for prima che sia troppo assignment. tardi. Nella It's storia my duty nevrotica to tra... advise No, you to... non assegno le dimissioni, ragazzi. Dovete farmi a pezzi. La città di San Marino è totalmente sotto il nostro controllo. Avanti, l'abbiamo presa. A Rimini invece c'è un corteo. Fai un intervento televisivo. Parlerò in televisione. I understand the Capisco la disappointment delusione, and the ma resentment sì, felt vabbè, by va the bene, ok, strike. spengo la televisione. Abbiamo conquistato San Marino. Cioè, credo. Diplomazia. Vediamo. Non so. Ministro dell'Agricoltura chiede le mie... Vuole dimettersi. No, il ministro dell'Agricoltura rifiuto. The budget deficit is Il deficit increasing. di bilancio ha raggiunto livelli Mason all'allerta. don't Ok. refuse handfuls. I am at the central square. C'è Here we are, niente. it's rumbling. Cos'è che vuoi da me? Sì, stiamo andando, siamo al 28% di preferenze. Richiesta d'incontro. Ah, vuole incontrarmi il presidente del Tagikistan. Quando? Il 22. No! Ci incontriamo oggi. No? Poi in realtà qua poi ci sono un sacco di altre cose, mappe economiche. La mappa demografica. La mappa strategica. Ok. Edizione speciale. Fine del conflitto contro San Marino. Le nostre forze armate si sono... Ok, ho dato il comando sbagliato, ci siamo arresi. Va bene, quindi... Quindi alla fine siamo diventati... Ho fatto la cazzata. Cioè, in pratica abbiamo attaccato uno stato piccolissimo. Siamo arrivati lì, li abbiamo battuti, gli abbiamo detto scusate, noi ci arrendiamo e vi diamo tutta l'Italia. Fantastico. Quindi in pratica io sono il primo ministro... No. Sono il primo ministro di uno stato che non è più il mio. Va bene. Va bene, ragazzi, direi che sono abbastanza impedito, però ha logica. Allora, è stata giocata così, in modo goliardico, questa partita per farvi vedere questo gioco, questo tipo di gioco. Lo trovate su Steam, non è sicuramente un gioco per tutti, però se magari vi svegliate la mattina e dite vorrei governarla io l'Italia, vorrei fare io quello che... Porterà il paese a stare meglio. Questo è probabilmente l'unico gioco che vi consentirà di farlo. C'è anche Realpolitics, ma è molto molto più superficiale di questo. Quindi spero che il gioco vi sia piaciuto, spero che l'idea vi sia piaciuta di questo video. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.